E così, divino Cesare, il procuratore di Palestina, Ponzio Pilato, infrangendo la sacra tradizione dei giudei, ha preso le decime del Tempio. E con la mira di edificare quello che doveva essere un monumento personale alla sua enorme ambizione. Oltre a ciò, si è comportato come un tiranno, dimostrando il suo odio al popolo giudeo affidato al suo governo. Ed infine, divino Cesare, nella valle di Garizim, egli massacrò una moltitudine di inermi che fuggivano dalla sua ingiustizia. Ebbene, Pilato, hai ascoltato queste accuse. Mi rincresce che dopo tutte le sfortune che ti hanno afflitto in Palestina, ne trovi una anche più grande ad attenderti qui a Roma. Invece del vecchio Tiberio, tuo protettore, qui a giudicarti chi trovi? Me. Caio Cesare Caligola. La dea della fortuna, ahimè, non è sempre con te, Ponzio Pilato. Tu hai scritto questo. Sei colpevole di lesa maestà. Hai riconosciuto e condannato un criminale di Galilea come re dei giudei. Hai dimenticato che il re di Giudea è Cesare stesso? Ponzio Pilato, il Senato si è riunito per sentire la tua difesa. La sentiremo. Parla. Rispondi! Ebbene? Non parli? È il coraggio che ti manca? O le parole? Abbiamo perduto il prode soldato di Germanico? O abbiamo perduto l'autorevole e brillante oratore del foro? Un tempo restavano tutti ammutoliti, incantati, non appena tu cominciavi a parlare. Il suo silenzio è un insulto alla giustizia di Cesare! Cesare ha pazientato abbastanza. Divino Cesare, pronuncia la tua sentenza. Ti rendi conto, Ponzio Pilato, che hai abusato dei poteri che ti erano stati dati dal Senato e dal popolo romano? Per l'ultima volta, Ponzio Pilato, io ti ordino di parlare in tua difesa. Dinanzi a un pagano. Si può odiarlo anche sorridendogli. All'arrivo dell'ultimo procuratore il cielo era coperto. Chissà quale sarà la sorte di Pilato con questa splendida giornata. Quello di Israele è un cielo assai mutevole. La tempesta può scoppiare da un momento all'altro. La sola nube che Pilato e i suoi pagani devono temere è quella che divide ognuno di loro dal trono di Dio. Non sarà Pilato a dissiparla. Tutte queste facce ostili intorno, è un sollievo vedere un paio di begli occhi. Quella è Sara, la figlia di Aronne Ekmesir, il più ricco mercante dell'Oriente.
Nel nome del popolo, io, Caifa, custode della legge di Mosè, ti do il benvenuto, o Pilato, procuratore di Roma in Palestina. Noi speriamo da te una saggia amministrazione, libertà di culto e che tu rechi pace e prosperità al nostro popolo. Sappiamo che sei tenuto in altissimo conto dall'imperatore Tiberio e il Sinedrio si augura che il tuo governo qui meriti tanta stima. Ed è mio sincero desiderio che del tuo soggiorno fra noi serbi un imperituro ricordo. Io ti ringrazio, Caifa. Nel nome di Roma e del mio imperatore vi prometto un'equa amministrazione. Non pensare a me. Scappa finché puoi. Fermo, non la togliere. No, Galba. Con questi non devi aver pietà. Io vengo per costruire, non per distruggere. Perdi molto sangue. Non mi aspettavo dimostrazioni di gioia al mio arrivo, ma neanche di vedermi uccidere i soldati sotto gli occhi. Perché sei venuto? Non lo sai. L'attentato è fallito. E Barabba? Sarà sui monti a quest'ora. Sono tutti fuggiti, eccetto Daniele. È sul tetto di Isacar, ferito a morte. Dobbiamo andare a salvarlo, subito. Tieni. Bevi qui. Bevi. Ci occuperemo di lui. Ti ha visto nessuno? Nessuno, ma soldati romani battono ogni strada. Accompagnalo. Guai se lo trovano qui. Ma ci dicesti in caso di bisogno venite da me. Ora è prudente che tu vada via. Ma Daniele lassù si dissangua, sta morendo. Non temere per Daniele. Daniele si sta battendo per la libertà di Israele. Tu ci promettesti protezione. Di no! Ebbene, Jonathan... Non ho mantenuto la promessa? E quello che più conta, non siete anche sotto la protezione del Sinedrio? Mm? Del Sinedrio. E ora va. No, aspetta. Potranno servirti. Il denaro è la chiave di infinite porte. E ricorda, se io verrò compromesso, nessuno, tienlo a mente, potrà più aiutare te o i tuoi amici. Nemmeno il Sinedrio. Via libera. Va pure. Prendetelo! Addosso!
Se parlerà, i romani sanno come far parlare la gente. La sua sola confessione non è sufficiente e lui non parlerà. È coraggioso e sta lottando per un ideale. Sì, ma l'altro ragazzo, quello ferito sul tetto, sta morendo per lo stesso ideale. Pilato, ti chiedo un'udienza, i questori e i rappresentanti del popolo al Sinedrio. Prima i questori, la tua ferita guarirà in pochi giorni. Avrei potuto mettere le mani su Barabba se... Galba, sei un grande soldato ma un pessimo politico. Tieni, ristorati. I questori di Galilea, Samaria e Giudea. Come va la tua ferita, Pilato? Va meglio? La mia prima decorazione in Palestina. Come amministratori delle province vi sarà facile comprendermi. L'imperatore Tiberio non mi ha nascosto le sue apprensioni per la situazione qui in Palestina e oggi ho constatato di persona quanto debba essere difficile governare questa gente. È una mia impressione? Cos'è che turba la pace della tua provincia? Barabba, procuratore, ruba, saccheggia, assalta le carovane e oggi ha attentato alla tua vita. E perché non lo prendete allora? Hai potuto giudicare da te, procuratore. Volevo una risposta, Galba. Ogni volta che stiamo per prenderlo c'è chi lo nasconde e lo protegge. La sua condotta di oggi non è stata quella di un ladrone. Qualcuno lo aveva pagato. Scoprirò chi lo protegge. E quando lo avrò nelle mani non userò alcuna pietà per quelli che hanno avuto il coraggio di sfidare me e l'autorità di Roma, chiunque essi siano. E la tua provincia? La Galilea è tranquilla. Il re Erode preferisce dedicarsi alla sua giovane sposa che alle cure della politica. Molto meno rischioso e più divertente. Sì. La sola cosa che lo turba è un nuovo profeta, un nazareno che predica ai poveri. È ascoltato e seguito come un maestro. Se Erode lo trova molesto, si può sapere perché lo lascia predicare? Per superstizione. Da che uccise Giovanni il Battista, un altro predicatore, non ha avuto che sfortune. Capisco benissimo. Questo è il mio rapporto sulla Samaria. Oh, dimenticavo. La Samaria è una delle province più povere. Sì. E le sue condizioni vengono aggravate dalla mancanza d'acqua. Il Sinedrio ha rifiutato il contributo alla costruzione di un acquedotto. Ha rifiutato? Con tutte le ricchezze che possiede il Sinedrio? Decio, fa entrare i tribuni. Subito. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea sono considerati degli amici leali di Roma. Voi siete anche membri del Sinedrio? Procuratore, Giuseppe e io siamo soltanto i modesti rappresentanti del popolo giudeo. Se avete a cuore gli interessi del vostro popolo, facciamo la stessa strada. Poiché rifiutate i contributi per un acquedotto, posso solo concludere che la vostra religione nega l'acqua. L'acquedotto non può essere fatto a nostre spese, Pilato. Ma ne avrebbe beneficio la vostra gente. La mia gente può solo considerarlo come un'opera di utilità militare. Questo lasciatelo decidere a Roma. Procuratore, noi tutti rispettiamo l'autorità di Roma. Ma cerca di comprendere. L'atteggiamento del Sinedrio nasce da una nostra antichissima legge. Le decime che il popolo versa al Tempio sono destinate solo alla gloria di Dio, non all'utilità dell'uomo. Galba, membri del Sinedrio, il mio primo ordine in Palestina. Si metta subito mano alla costruzione dell'acquedotto e venga imposto un relativo tributo. Ma procuratore... Questori, ho gradito la vostra visita. Nicodemo, presto la vostra gente godrà con l'acqua i benefici della terra che il vostro Dio le ha dato. Il popolo già si dissangua per pagare i tributi. La gente è convinta di contaminarsi se tocca le monete romane. E gli usurai stanno speculando su questa situazione. Ne fanno larga incetta, pagando le metà del loro valore. Metà? Chi dirige questa manovra? Il più ricco mercante di Palestina, Aronne Ekmesir. Il Sinedrio permette tanta corruzione? Aronne è un uomo molto potente. Il popolo ebraico si deve convincere che la legge romana lo protegge. Quest'uomo deve essere colpito. Ma se non hai prove contro di lui, perché volgere il Sinedrio, la forza più temuta della Palestina, contro di te? Nicodemo, io apprezzo molto la tua buona volontà, ma Roma
non ha paura di nessuno. Non c'è posto per i parassiti e i disonesti qui. Arresta Aaron Ekmezir. Dov'è il tuo padrone? Chiama il tuo padrone. Ma io... Chiamalo, ho detto. Con quale diritto osi dare degli ordini in casa mia? Devo arrestare tuo padre per ordine del procuratore Ponzio Pilato. Mio padre non è qui. È ritornato a Gerusalemme. Cercate per tutta la casa. Sapremo subito se dici la verità. Non avete diritto di entrare. E voglio sapere di che cosa lo accusate. Se lo farà dire lui stesso dal procuratore. Non siete voi la sola autorità in Palestina. Va ad avvertire il sinedrio di questa sopraffazione. Nessuno esca senza il mio permesso. È casa mia, do io gli ordini. Vieni con me. Non prendo ordini dagli invasori del mio paese. Bada a non tagliarti tu con la tua lingua. Va via, pagano. Maledetti. Maledetti tutti. Voi, l'imperatore, tutta Roma. Sei in arresto. Pagherai questo insulto a Roma. La casa è vuota. Dov'è tuo padre? È a Gerusalemme. Perché non lo cercate là? Portala via. Sara. Sara. Sara è stata davvero coraggiosa. Te l'ho detto. Tutto il popolo non parla che del suo arresto. Quel padre che lascia la figlia in prigione per lui? Dicono che è nascosto a Gerusalemme. Hai sentito, Barabba? Sì. E il sinedrio che fa? Non si muove? Con tutto l'oro che gli ha dato Aaron? Il sinedrio? Eh? Il sinedrio fa solo il proprio gioco e butterà via anche noi quando non li faremo più comodo. Loro queste ce le hanno date per sbarazzarli di Roma. Con queste stesse armi noi potremmo sbarazzarci di loro se non rigano diritti. Vieni, Esther! Guardate! Guarda quanta grazia di Dio! Appena l'ho vista addosso a quel pastore, bravi! Questa è per Barabba. E l'ho portata qui. Avete fatto un buon lavoro. Daniele, sei vivo. Daniele, noi ti credevamo morto. Sono fuggito. Fuggito? Chi te l'ha data? Lui. Lui chi? È venuto a spiarci. Ti sei venduto ai romani? No, no. Stavo fuggendo, ferito, e sulla via di Emmaus ho incontrato un uomo. Mi ha guardato. Come ti ha guardato? In un modo strano. Non so spiegarmi. Anche il suo modo di parlare era così diverso. Mi ha bendato le ferite e ha detto: queste ferite non ti condurranno alla morte, ma alla gloria di Dio. La gloria di chi? Daniele, dimmelo, chi era? Era Gesù di Nazareth. Ah, altre fottere! Che cos'altro ha detto? Su, raccontacelo. Ha detto: per amore mio tu sarai perseguitato, ma tuo sarà il regno dei cieli. Questo Barbagianni sta parlando come il matto sulla via di Naim. Daniele, Daniele, hai saputo qualcosa di John? Che cosa ne è stato di lui? Dimmelo. Lo hanno buttato in prigione. Dove? Nel carcere di Cesarea. Lotterà con altri prigionieri nel lago dei coccodrilli per il genetriaco di Tiberio. Oh no, ma è la più orribile delle morti. No, Jessica, no. Oh, Daniele, non deve morire, non deve morire. Io lo devo salvare. Jonathan! Jonathan! Jessica! Tu qui, come hai fatto? Dovevo vederti. Come possono costringervi a uccidervi tra fratelli? Non devi morire. Scommettere con me, Decio? Certo,
100 sesterzi sui rossi. Sono i più forti. Stai buttando il tuo denaro. 150 sui verdi. Forza! Dobbiamo vincere. Si batteranno dalle ore. Chi vincerà sarà libero. Non avevo ragione, forse. Guarda, i rossi stanno perdendo. Ma non vedete che i migliori sono i gialli? Sarà giunto da Roma un inviato straordinario di Tiberio. Benvenuto, Lucilio. Salve, Pilato. Da parte di Tiberio. Ti ringrazio. Beviamo alla fortuna dell'imperatore. Vino di Palestina. Ottimo. Rassicura l'imperatore che entro quest'anno l'acquedotto sarà ultimato. Hai la completa fiducia di Tiberio. Continua così e in Roma aumenterà il tuo prestigio. Hai notizie di mia moglie? L'hai veduta? Vidi Claudia Cuma. L'imperatore la considera più figlia che nipote. Vieni, di là gli ospiti attendono. Thank you.
popolo di Cesarea, la gioia con la quale festeggiate il genetliaco dell'imperatore Tiberio mi prova che la gente di Palestina non si sente sotto il tallone, ma sotto l'ala protettrice di Roma. La promessa che feci al mio arrivo l'ho mantenuta. L'acquedotto è in via di costruzione e presto vi porterà l'acqua. Non ho mai visto il popolo di Cesarea così entusiasta. Il popolo riconosce chi lavora per il suo benessere. Sempre che le tue intenzioni non contrastino con i principi della sua fede. Che io rispetto molto. Hai notizie di Aronne Ecmesier? Corre voce che si nasconda in Gerusalemme. La sua vigliaccheria è molto più forte dell'amore per sua figlia. Dirai a mia moglie che le sole cose che mi mancano qui sono lei e i bambini. Andrò apposta a Cuma per dirglielo. Ti ringrazio. Che cosa c'è? Un prigioniero è fuggito. È corso di là. Che aspettate? Inseguitelo subito. Oh, la figlia di Aronne Ecmesier. Tieni più alla vendetta che alla libertà. Mi sentirò libero dopo essermi vendicata. Non dimenticare che è tuo padre a tenerti prigioniera. Credo che sarebbe molto più giusto che ti accanissi contro la vigliaccheria di tuo padre. Tu menti, mio padre è un vigliacco. Verrà il giorno che saprai chi è mio padre. Oh, ma tuo padre mi fa già moltissima paura. Tieni. Su, perché non provi ancora? Ti odio. Non devi odiarmi perché faccio il mio dovere. E non inginocchiarti davanti a me. Prova semplicemente a capirmi. E quando ti chiederanno che uomo sia Ponzio Pilato, rispondi che è un uomo giusto e ragionevole. Avanti, venite! Chi le faceva la guardia? Io, procuratore. Avevi lasciato il tuo posto? Mi avevano chiamato. Per andare dove? Voi due. Mettetelo nella stessa cella dove era questa donna. Dato che la tua cella ora è occupata, mi è impossibile rimandartici. Sono libera. Sì, a condizione che non lasci questo palazzo. Voi, affidatela alle cure di Galba. Pilato. Va con loro. Presto, prima che cambi idea. Quanto impiegò Caio Vitellio a costruire il suo acquedotto in Siria? 3 anni, procuratore. Troppi. Sono sicuro che noi impiegheremo meno tempo. Voglio che sia dato agli schiavi cibo e acqua in abbondanza. Sì, procuratore. Darò immediatamente disposizioni. Sara, come sei bella. Sono felice che tu sia venuta. Potevo non obbedire? Ora capisco perché sei così contento. Sono soddisfatto, è vero. Presto l'acqua scorrerà sopra quegli archi. L'acqua pura dei monti. E quando verrà quel giorno, la tua gente scriverà il mio nome sulla pietra. Per ciò che hai fatto, il mio popolo ti sarà grato.
Ma voi vi appagate di arte, di filosofia, perfino di potere. Noi solo di Dio. I nostri pensieri cominciano e finiscono con Lui. Solo il nome di Dio può essere scolpito per l'eternità. Che bizzarre e strane convinzioni avete voi ebrei. Che senso può avere per voi il progresso incatenati come siete alla vostra fede? Non puoi capire, la mia gente ama e benedice questa catena. E io allora emanerò un editto. Niente catene in Palestina. Non solo le catene fanno lo schiavo. Ascoltali, senti com'è triste il loro canto. Che cosa stanno cantando? Antiche storie. Siria, Babilonia, Egitto ci hanno sconfitto e ci hanno fatto schiavi e ora non esistono più. Noi invece siamo ancora qui e continueremo ad esistere per l'eternità. Sono lieto di riferire che il lavoro all'acquedotto procede bene. Nicodemo! Che aria grave! Pilato, i consiglieri hanno discusso la tua richiesta. Devo riferirti che la maggioranza del Sinedrio è contro la costruzione dell'acquedotto. Che cos'è questa, una sfida? Non permetterò che il lavoro sia interrotto. Intendi imporre un nuovo tributo? No. I miei soldati fermeranno le carovane che portano le decime al Tempio. Non puoi farlo, Pilato. Darò l'ordine di confiscarne la metà. Ma sarebbe un sacrilegio. Per noi non è un sacrilegio usare il denaro del popolo per il benessere del popolo. Subito, Galba. Pilato, ti scongiuro di riflettere. Nicodemo, spero che tu vorrai restarmi amico. Ma la mia decisione è presa. Procuratore, tua moglie è giunta da Roma. Padre! Marco, ma sei già un uomo. Certo, so tirare con l'arco. In caso di bisogno ci darai una mano. Bravo, Marco. Ah, la mia bambina. Padre. È bella, vero? Portala negli appartamenti. Guarda. Beh, com'è andato il tuo viaggio in mare? Dimmi. C'è stata una tempesta così forte che una il capitano... Tempesta, dice... davvero? Mi racconterai tutto appena sarò di ritorno, Marco. Claudia. Per poco non sono mancato al vostro arrivo. È proprio necessario che tu parta. E per l'acquedotto sorgono sempre difficoltà e nuovi problemi. In questa terra pare che niente vada mai secondo i piani. Vecchia cara Dirce, che gioia vederti in Cesarea. Decio ti condurrà nelle tue stanze. Oh, Claudia. Claudia, mi dispiace lasciarti subito, ma conto sulla tua comprensione. Addio. Ho tante cose da domandarti e da raccontarti. Ne sono certo, cara, ma io adesso... Torna presto. Grazie dell'onore che ci hai fatto venendo. Il vostro lavoro procede velocemente, Pilato. Abbiamo alle spalle una lunga esperienza, Caifa. I nostri sistemi... Quelli di depredare carovane inermi, costruire con denaro che non è vostro, è questa la vostra esperienza, procuratore?
Le decime al Tempio sono contributi dati dal popolo ebraico perché vengano usati per il comune benessere. Questo acquedotto è per tale benessere. L'oro fermo non serve a nessuno. Quale procuratore non sei autorizzato a giudicare come vengono usati i fondi? Io ti supplico di lasciar passare le carovane dirette al Tempio o ne subirai le conseguenze. Senza denaro il lavoro si fermerà. E che si fermi, ora, prima che sia troppo tardi. Caifa, intendi minacciarmi? Il Sinedrio non minaccia, e tantomeno si augura rappresaglie armate. Io ti supplico di ascoltare le mie ragioni. Decio, perché stanno lì fermi quegli uomini? Si rifiutano di lavorare, procuratore. Falli fruttare. Via, via, a loro! Hai visto? Ecco la risposta, Caifa. Procuratore, la tua opera qui è maledetta da tutti noi. E come servi di Dio, soffriamo per il sangue che verrà sparso. Cosa c'è, Virgil? Perché non vai a dormire, signora? Chissà quando tornerà Pilato. Perché questo tono? Pilato non ti voleva in Palestina, quando un uomo dimostra tanta freddezza. Dormi bene, Virgil. Ti hanno aspettato tanto. Temo che quest'aria non faccia bene né a loro, né a me. Fa molto più fresco sul lago di Tiberiade. Nicodemo ha una casa laggiù. Nicodemo? È l'unico componente del Sinedrio che cerchi di comprendermi. È il mio solo amico qui. Forse sarebbe meglio se conducessi i piccoli là. Sono sicuro che Nicodemo sarà ben contento di ospitarvi. Allora partiremo domani. Io verrò spesso da voi a trovarvi, Claudia. E poi, un po' più avanti, quando farà meno caldo, mi raggiungerai a Gerusalemme. Buonanotte. Claudia. C'è Marco! C'è Marco! Ah, via di qui! Marco, vieni con noi! Dai, vieni a giocare! Li ho aiutati a tirare a riva le reti. Anch'io. Signora, perdonami, signora, ma Pilato ti trascura sempre di più. L'amore è qualcosa che non si può esigere. È per te che Pilato ha il favore di Tiberio. Ti sarebbe facile farglielo perdere. Non riesco proprio a perdonarlo. Ma poi perché parlarmi? Resteremo qui poco tempo ancora. E poi dovremo prepararci per fare ritorno a Roma. Ma Pilato non te lo permetterà. Il procuratore non può opporsi ai miei desideri. Dove sono i piccoli? Eccoli là. Avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. E io dico a voi: se qualcuno ti percuote la guancia destra, presentagli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Non voltare le spalle a chi vuole qualcosa in prestito da te e non reclamare il tuo da chi te lo toglie. Chi non sarà innocente come questi fanciulli non entrerà nel regno dei cieli. Avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. E io dico a voi: amate i vostri nemici e pregate per chi vi perseguita. Non condannate e non sarete condannati. Non giudicate e non sarete giudicati. Perdonate e vi sarà perdonato.
Claudia. Dobbiamo fermarci qui per rifornirci d'acqua. Va bene. Posso rendere omaggio alla nipote dell'imperatore di Roma? Sono un discepolo di Gesù. Non ricordo di averti visto accanto a Gesù. Io gli sono sempre accanto. Sempre. Allora lo conoscerai bene. Sì, sono stato con lui fin dalla prima volta che lo sentii predicare. La sua parola è verità. Egli è la verità. Diedi via tutto quello che avevo, ogni mio bene terreno, per seguirlo. Vedi, solo per opera di Gesù, i tre regni di Israele potranno riunirsi nuovamente sulla nostra terra. Questo è il mio sogno. E quando quel giorno verrà, io sarò al suo fianco. Sì, se Roma lo aiutasse, avrebbe la gratitudine di tutto il popolo giudeo. Devi dirlo al procuratore. Io ho paura che tu parli di cose delle quali non ho alcune conoscenze. Ma dopo averlo ascoltato, sento che ho bisogno della sua verità. Sembra che dia all'esistenza un senso nuovo. Non ha detto, perdonate e sarete perdonati? Sì. Non odiare il peccatore, ma il peccato. È peccato il tuo stesso odio. Sì. Sì, io credo di cominciare a comprendere. Parlerai allora al procuratore? Questo non lo so. Ma tu, come ti chiami? Giuda. Fate la carità. Fate la carità. La carità. Prega per me, vecchio. Ne ho bisogno. Grazie. La carità. Fate la carità. La carità. La carità. Sara. Padre. Oh, padre. Guarda che ti ho portato. La grazia di Pilato. La stilata Pilato di suo pugno. Sei libero. Perché l'ha consegnata a te? Perché? Non lo rivedrò mai più. Hai fatto tutto questo per me. Hai amato un pagano. Dimmelo. Dimmelo. Sì, l'ho amato, padre. È un pagano e un romano, ma nel suo cuore c'è... Ti sei dannata! Sì, dannata! Ma solo per il male che ho fatto a sua moglie e ai suoi figli. E poi sono fuggita dal palazzo. Ah, sei fuggita. Hai ottenuto la grazia e sei fuggita. Sì. Che il Signore mi dia il bene di vendicarmi. Come puoi pensare a vendicarti di un uomo che ti ha perdonato? Hai anche tentato di ucciderlo. Non io, ma Barabba. Quando alzò la sua spada, furono la tua voce e il tuo denaro a comandarlo. Come hai potuto? Siamo riusciti a svalutare ulteriormente la moneta romana. Ne incettiamo ancora? Claudia. Claudia, ti devo parlare. Non qui. Mi hai perdonato? I tuoi figli e io siamo tornati. Non è già una risposta? Sì, capisco, ma voglio sentirtelo dire. Sei perdonato.
Hai dimenticato i torti che ti ho fatto? E riesci a perdonarmi? Per i buoni uffici del mio amico Nicodemo? No. Di chi allora? Di un giovane predicatore. Non ho neanche mai parlato con lui, però ho compreso le sue parole. L'amore non è amore se non riesci a perdonare. Claudia. Cinquanta. Cinquantuno. Cinquantadue. Cinquantatré. Cinquantaquattro. Dotti maestri, scrivi e venerati anziani del consiglio, è un'ora grave di gravi decisioni. Spero che abbiate votato secondo coscienza. Purtroppo Pilato è ricorso alla forza per i suoi disegni. Molti come me respingono l'idea di reagire con la forza, ma altri, troppi, la caldeggiano. Su questi ultimi avrà prevalso la ragione o la sete di vendetta. Spero che Dio li abbia ispirati. Giuseppe, hai il risultato? Sì, Caifa. Ebbene? Il voto della maggioranza è rispondere con la forza. Finalmente torna l'antico coraggio. Forza contro la forza. Dente per dente. Hai annullato. Così sia. La vostra decisione è irrevocabile. Come sommo sacerdote, mi inchino alla maggioranza. Ma il mio cuore grida per lo sdegno. Ma Pilato oltraggia la nostra sacra legge. Non c'è vergogna nella vendetta. Mia è la vendetta, disse il Signore Dio. Colpisci chi osa offendere la legge di Dio. Membri del Sacro Sinedrio, Ponzio Pilato è solo un amministratore. Comprende i nostri problemi e vuole risolverli. Mi avete scelto per trattare con lui, e allora datemi la vostra fiducia. Come potete chiedere a un soldato romano di capire lo spirito della nostra fede? Venduto! Venduto! Oh, signore, i tuoi servi vogliono sparger sangue nel tuo nome. Un altro lo spargerà per noi. Barabba! I sacerdoti del Tempio alleati di un ladrone? Perché no? Solo lui può aiutarci. Pagate abbastanza Barabba e lui proteggerà le carovane. Parlerà con i romani nel linguaggio che intendono. Sì, Barabba! Soltanto la prima lezione. O l'ultima. Tutto quello che avete dato ai miei uomini. Che ne facciamo dei prigionieri? Ammazzateli tutti. Solo i tributi proseguono per il tempio. Tutto il resto è per noi. Barabba, questo non puoi farlo. Ti ho seguito per liberare la mia gente, non per predarla, ucciderla. Che? Guarda, i nostri ideali imbrattati col sangue. Gli ideali non hanno mai riempito la pancia. Ma tu calpesti la dignità del nostro popolo. Barabba, io ti disprezzo, io non... Resta pure qui se vuoi e sfamati con i tuoi ideali. Oh, Israele, in quest'ora possiamo piangerti. È stato un massacro. Poi Barabba ha depredato la carovana di ogni cosa, all'infuori dei tributi per il tempio. Gesto nobile per un ladrone. È ora di inchiodare qualcuno di questi ribelli sulla croce. La violenza va punita con la morte. Che le aquile imperiali siano alzate sopra il tempio. Sappiano che solo Roma comanda in Palestina. Galba, Decio, partiremo immediatamente per Gerusalemme. Thank you.
Le insegne romane sul tempio! Le insegne romane sul tempio! Avete sentito? Le aquile romane sul tempio! È un sacrilegio! Un sacrilegio! Corriamo a difendere il tempio dai profanatori! Sentiteli! Ma perché continuano a gridare così senza smettere mai? Ci sono pene nel cuore degli uomini che sono irreprimibili. La mia gente piange per il suo Dio. Quale Dio non si stancherebbe di questi interminabili lamenti? È un Dio molto comprensivo. E la pena di ogni uomo è la sua. Pilato, non puoi distruggere la nostra dottrina. Se la presenza delle aquile le offende, tirale giù. Quando un ordine è dato... Il sommo sacerdote chiede udienza. Sono qui. Ma non può entrare nella casa di un pagano. Perché? Teme di sporcarsi l'orlo della tunica, forse? Caifa vuole parlare per la sua gente. Caifa. Penso che la gente ti ascolti e ti ubbidisca per il tuo alto ufficio. Ordina loro di lasciare la piazza. Questo non posso farlo. Quando il tempio di Dio viene profanato, i suoi servi piangono per il dolore. Ogni uomo ha la propria coscienza. Non illuderti di poter calpestare la nostra religione. Da ogni persecuzione, la fede degli uomini esce rafforzata. Quando toglierai le aquile, essi se ne andranno. Non ti ho chiesto consigli, Caifa. Ha forse cambiato idea il tuo imperatore sui costumi ebraici e sui privilegi che ha sempre accordato alla nostra religione? Fammi vedere l'ordine che ti ha inviato Tiberio. Di che ordine parli? L'ordine che ti autorizza ad agire così. Se tale documento esiste, stai solo facendo il tuo dovere e noi saremo liberi di rivolgere le nostre suppliche direttamente a Roma al tuo padrone. Io sono amico di Tiberio. L'amicizia è un bene molto deperibile, procuratore. Ci sono spie che godrebbero di recar di cattivi rapporti su di te. Guardati dall'essere messo in stato di accusa. Fai abile uso delle parole, Caifa. Però ti conviene dispensarle alla tua gente. Mandali subito via. Le insegne imperiali non si abbasseranno ai piedi di questi fanatici. Procuratore, colui che non ascolta la voce di Dio si condanna da se stesso. Ho sperato fino ad ora che il buon senso avrebbe evitato l'uso della forza. Galba, sai cosa devi fare? Sì, Pilato. No! Abbandonate la piazza o useremo la forza. Vedete il fronte del vostro tempio?
Appena l'ombra della prima nube l'oscurerà, i miei soldati faranno uso delle armi. Pilato, tira giù le aquile. Non sarà un gesto di debolezza, ma di generosità. Avanti! Liberaci dall'oppressore e aiutaci nell'ora del bisogno. Amen. Distruggeresti in un giorno tutto il bene che hai fatto loro. Guardali, le loro vite dipendono dalla tua clemenza. Nessuna forza al mondo è più forte della nostra fede. Abbassate le aquile se volete che torniamo alle nostre case. Ucciderete noi, ucciderete le nostre creature, ma non ucciderete mai il nostro Dio. Corte! Mano ai gradi! Dal tempio! Pilato, non dimenticare che hanno figli anche loro. Abbi pietà, ti prego. Ponzio Pilato, abbi pietà! Prenditi la vita dei nostri figli, ma togli le aquile dal tempio! Riponete i gladi. I gladi romani non si tingeranno mai del vostro sangue. Ci sono uomini che vogliono distruggere il patto di amicizia che ci lega. Non le minacce hanno trionfato. Oggi chi ha vinto è il mio amore per il popolo. Tornate quieti alle vostre case. Vi assicuro che la protezione di Roma non vi mancherà mai. Le insegne imperiali saranno rimosse. Quello che vi dico, perché le mie sono parole del figlio dell'uomo. I miei occhi spenti non lo videro, ma lo udirono queste orecchie che il buio ha reso più sensibile. E il Signore disse: beati i poveri di spirito, loro sarà il regno dei cieli, io sono la resurrezione e la vita. Chi crederà in me anche se sarà morto vivrà. La pietra fu sollevata e Lazzaro resuscitò. L'hai visto tu? E che altro ti ha detto il tuo Nazareno? A chi ti percuoterà sulla guancia destra, porgerai anche la sinistra. Tu sei Barabba. Come lo sai? La tua voce, una tua razzia mi costò gli occhi che Dio mi aveva dato. Stallo a me! Fate piazza pulita! Ecco!
chiedi aiuto a Gesù di Nazareth. C'è Simone. Barabba sta diventando una grave minaccia per noi. Per quanto mi riguarda, può tornare sui suoi monti. Ebbene, digli che smetta di massacrare la nostra gente. Dopo il bell'aiuto che ho ricevuto dal Sinedrio, questo ed altro. Barabba sta cercando di aizzare le tribù nomadi della Samaria per scagliarle contro Roma, tentando di coinvolgerle nella ribellione degli schiavi dell'acquedotto. Questo tu, Aronne, lo sai benissimo. La Samaria è anche l'acquedotto. Poiché è bastato opporre alla forza di Roma quella della fede, ci conviene seguire le vie pacifiche. Io conosco Barabba e il suo amore per loro. Voi conoscete me e il mio amore per loro. Bene, Aronne. Ferma Barabba e questa volta non avrai di che lamentarti. Addio. Melik, qual è la taglia che hanno posto i romani sulla testa di Barabba? 100 sestezze. Ebbene, amico mio, ho una piacevole incombenza per te. Va a cercare Lucio Galba e avvertilo che per 500 sesterzi potrà conoscere il nascondiglio di Barabba. Per questa cifra saranno forse meno interessati. E credi che arriverebbero a questa somma se aggiungessi notizie su una probabile rivolta in Samaria? Andate pure là. Prendetelo! Portatelo via! Non ci frusteranno più come cani. Tutti i romani dovranno fare la stessa fine. Ah, ti sei mascherato da centurione romano. Arriva Barabba, finalmente. No, no, quello è Jonathan. Ma dov'è Barabba? Che cosa vuole? Barabba è stato catturato. Come catturato? Ma lui è quello che lasciò Barabba, un traditore. Non sono venuto qui per tradirvi. Sono venuto qui per aiutarvi. Questa è terra vostra, non distruggetela. Abbiamo un unico nemico, Roma. La legione di Galba sta marciando su Garisim. Volgete gli occhi verso l'oppressore e guardate al futuro. Ha ragione, ha ragione! A passo Roma! Ci batteremo con le armi che abbiamo. E con l'odio, la più tagliente delle armi. Meglio morti che vivi e schiavi. Seguitemi! Andiamo! Andiamo. Morte a Roma! I nostri fratelli. Prendete andiamo. I cavalli! We'll be right back.
misericordia, perché questo? Perché? Jessica, non sarà inutile. Chi verrà dopo di noi avrà la libertà. Non devi lasciarmi. Dio non ha smesso di proteggere gli ebrei. E forse presto ne avrete un segno. Sì, per la prossima Pasqua. Oh, Jessica! Jonathan! Jonathan! Incoroniamolo re dei giudei! No, non è questo che lui desidera. Casa di Dio è casa di preghiere, ma voi ne avete fatto una speroncia di ladri. Il Sinedrio non perdonerà il tuo Nazareno di aver scacciato i mercanti dal Tempio. Ma non sei Giuda Iscariota. Pensare che un tempo eri ricco e ora ti sei ridotto in questo stato per seguire un fanatico. Quando il mio maestro restaurerà il regno di Israele, ci sarà ricchezza per tutti. Mio povero amico, non hai soltanto perduto il tuo denaro, ma anche il seno. Lo sei stato bene a sentire. Il tuo maestro, come lo chiami tu, quello non ha mai parlato di un regno qua giù. Parla sempre di un regno lassù. Un regno che è fra le nuvole. Ma da quel che dici, il suo regno verrà e siederò al suo fianco. Giuda, è difficile star seduti su una nuvola, anche per un re. Rispetta il figlio di Dio! Io pregherò per te. Io pregherò. Pregherò. Giuda Iscariota, perché sei tornato? Ti ha mandato lui? Credi di poter tornare fra noi e chiedere il nostro aiuto con la semplice offerta della tua anima? Io ho sempre tenuto la mia anima sul palmo della mano. Non ho dimenticato la vostra legge. Non scorgo la tua anima su questa mano che ci tendi. Niente vedo. Niente altro che una mano vuota, Giuda, che chiede aiuto. Oh no, io non vi chiedo aiuto. Io chiedo solo che il mio maestro sia compreso. Perché l'hai abbandonato? Abbandonato? Io? È vero. L'ho lasciato, sono fuggito. Ma perché? I suoi occhi. Non sopportavo più il suo sguardo.
sua maniera di guardarmi. Anche quando mi volgeva le spalle. Sembrava che mi leggesse l'anima, le parole che avevo nascoste nel cuore. Parole che io non gli avevo mai detto. E allora perché lo seguisti? Io vidi in lui il compimento di un sogno. Il regno di David tornava sulla terra come i profeti avevano detto. Credetti che quella fosse la sua meta e che mi amasse più degli altri perché lo avevo capito. Era come se ci fosse una tacita intesa fra noi. Ma ho atteso invano il compimento di quel sogno. E ora so che ho sbagliato. Che ho sempre sbagliato, fin dal principio. Quello di cui parlava qui non era un regno di questa terra. Prometteva qualcosa. Prometteva qualcosa in un altro mondo. E forse io non potrei stargli accanto là. Forse ha scelto già qualcun altro. Un altro mondo? Ha scelto qualcun altro? Dobbiamo ascoltare i suoi vaneggiamenti? Fallo parlare, Simone. Stasera. Eravamo nel cenacolo insieme. C'erano tutti. A un tratto ha fatto una strana accusa. Uno di voi ha detto: mi tradirà. Tutti noi ce ne siamo rattristati. Tradirlo? Per quale motivo un discepolo dovrebbe tradire il suo maestro? Forse qualcuno di voi dubitò di lui? È così? Sì! Chi una volta non ha dubitato del suo maestro? Anche tu? Anch'io. E lo amo più di chiunque altro al mondo. E mai lo tradirei, come non potrei tradire il Tempio. Stanotte dobbiamo trovarlo. Dobbiamo parlare con lui. Sì. Va a parlargli, Caifa. Lui ti dirà che non l'ho tradito. Dove potremo trovarlo? Lasciatemi solo col prigioniero. Restate fuori dalla porta. Vieni qui. Figliolo, è un servo di Dio che sta parlando a un altro servo di Dio. Entrambi siamo maestri con un dovere verso quelli che ascoltano le nostre parole. C'è qualcuno che ti ha mosso la grave accusa di eresia. Dimmi, tu sei il Messia? Guardami. Guarda, figliolo, questi occhi. Vedi, sono offuscati, stanchi per l'angoscia, stanchi per una vita dedicata alla ricerca della verità. Se ancora non ho imparato a riconoscerla, allora ho veramente vissuto invano. Se a qualcuno fosse stato dato di riconoscere il figlio di Davide, non sarei stato io fra i primi? Ah, figliolo. Figliolo. Tu sei un giovane nazareno, amato da tuo padre, da tua madre, dalla gente del tuo villaggio. Confessa la tua eresia ora a me. Così potrai tornare da quelli che ti amano e che forse temono per la tua salvezza.
Sei tu il figlio di Davide? Allora va. Non mi resta che affidarti al giudizio di Pilato. Pilato! Oh, Pilato! Claudia! Ho fatto un sogno orribile. Ti scongiuro in nome dei nostri figli non farti indurre a condannare quell'uomo. Non che devi. Sogno? Ho visto il cielo oscurarsi, la terra tremare. Un'aquila è apparsa e si è avventata su un agnello indifeso. Cose terribili accadranno se cederai. Pilato, non andare, non andare. Egli è il figlio di Dio. Pilato, ti portano l'uomo da giudicare. Oh, no, no. Torna nelle tue stanze adesso, Claudia. Conducetemi qui il prigioniero. Chi accusa? Prigioniero, avvicinati a me. Sei tu il re dei giudei? La tua gente ti ha condotto da me. Che cosa hai fatto? Rispondi. Affermi di essere un re? Tu lo hai detto. Io sono nato per rendere testimonianza alla verità. Che cos'è la verità? Quella che ti sta davanti. La verità è che è sceso dalla Galilea predicando la ribellione. Se quest'uomo, come dite, è un Galileo, allora dipende dalla giurisdizione di Erode. Erode Antipa è a Gerusalemme per la festa della Pasqua. È della vostra fede. E molto meglio di me potrà capire le accuse che gli muovete. Portatelo davanti a lui. Che sia lui a giudicarlo. Hai notizie? Non ancora. Perché quest'ansia, Pilato? Sembra che sia la prima volta che devi pronunciare una sentenza di morte. Le altre volte era tutto chiaro. Il delitto, la punizione da infliggere e il mio personale convincimento. Questa volta tutto mi sfugge, tutto! Processo da niente. E sta tirando in gioco Roma e la Palestina e la coscienza del giudice. Uno di voi mi tradirà. Uno di voi mi tradirà. Antipa non ha trovato in quest'uomo alcuna colpa. Me lo ha rimandato vestito della tunica bianca dei folli. A mia volta, dopo un diligente esame delle accuse, anch'io non so trovare in lui nessuna colpa. Allora, per tale reato lo farò flagellare e poi lo manderò libero. Portatelo via. Ma perché tanto accanimento
nel voler mandare a morte un uomo. È vostra consuetudine che un condannato venga graziato quando cade la Pasqua. Il popolo vuole che questa clemenza sia concessa a Gesù di Nazareth? Silenzio! Oppure che mandi libero Barabba, un ladrone che ha assalito e saccheggiato le vostre case. Prendete una decisione. Barabba o il re dei Giudei? Ebbene. Non temere, Claudia. Gesù verrà liberato. La flagellazione che gli stanno infliggendo è la più comune delle pene. E il popolo ne sarà sicuramente soddisfatto. Aspetto la vostra decisione. Devo liberare Barabba o Gesù? Barabba! 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 Oh Signore, aiutalo. Egli deve vivere. Egli è luce e speranza per il nostro paese e per tutta l'umanità. Ecco l'uomo. Che debbo fare di Gesù, detto Cristo? Lo senti quanto ti odiano? Amare è difficile. Ma perché non ti difendi, Nazareno? Perché ti ostini a non rispondere? Ma non capisci, Nazareno, che ho il potere di crocifiggerti o di liberarti? Non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Portatemi dell'acqua. Lavo le mani. Crocifiggetelo voi. Portatelo via. Procuratore, la sentenza. Non scrivere re dei Giudei, ma quello che ha detto: io sono il re dei Giudei. Quello che ho scritto, ho scritto. Re dei Giudei. Giuda Iscariota, perché sei tornato? Perché l'hai abbandonato? E allora perché lo seguisti? Per quale motivo un discepolo dovrebbe tradire il suo maestro?
ci tendi. Niente vedo. Niente altro che una mano vuota, Giuda, che chiede aiuto. I suoi occhi. Non sopportavo più il suo sguardo. Mi lavo le mani del sangue di questo giusto. No. Uno di voi mi tradirà. Uno di voi mi tradirà. Uno di voi mi tradirà. Mi tradirà. Mi tradirà. Mi tradirà. Claudia! Devi vivere. La morte non mi dà più nessuna paura. Oh no. Claudia. Claudia. Da tutto il tuo amore ai bambini. E se un giorno troverai la verità, fa sì che credano anche loro. Dovresti sapere, Ponzio Pilato, che io ho potere di vita e di morte su di te e che posso mandarti libero. Quella che mi giudicherà, divino Cesare, è una più alta giustizia, è la giustizia del regno dei cieli.